Konnichiwa, cari Giappolovers, e benvenuti tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer e ben ritrovati qui su Final Fantasy VII Remake per continuare questa avventura in questo gioco di ruolo targato Square Enix veramente epico. E allora, siamo giunti esattamente all'episodio numero 66 di questa serie, ma prima di andarci a gustare questo nuovo episodio, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella. E allora, adesso sì, che possiamo andare a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Final Fantasy VII Remake. Ok, bene, bene. Allora, Giappolovers, abbiamo recuperato punti vita, punti magia. Bene così. Allora, vediamo un po' dove tocca andare. Negozi di materie. No, alla ricerca. Ah, di Chocobo è ancora attiva. Tesori nascosti. Ah, già, tocca andare di qua. Ok, qua giù in fondo. Ai bassi fondi del settore 6 tocca andare, cavolo. Vediamo un po' allora. Ah, che è un dragone? Che caspita è questo segno? Che adesso me ne accorgo ora. Ma che è questo passaggio? Vediamo un po'. Mamma mia, che passaggio angusto. Ah, già qua ci sono i ragazzini, ok. Ma anche no, dai. C'è un altro passaggio? Non mi sa, solo per di qua. No, sì, vabbè, ci sono i ragazzini, vabbè, qui lasciamo stare per il momento. Vediamo un po' là, dov'è che stanno i Chocobo? Ah, eccoli qua. Ok. Vediamo un po', forse di qua. Sì, eccolo qua, eccolo qua. Ecco la stazione di Chocobo che abbiamo sbloccato ultimamente. Vediamo un po' se ci porta lui. Ciao, amico. Ok, allora, stazione. Ma poi che tocca fare tutto il giro di Peppe, cazzarola, ma non... No, una... Vabbè, diciamo qua, va. Dai, per 300 guil, poi c'è la biforcazione e ci andiamo, va. Dai. Si parte. Tangenziale crollata, crolla pure la tangenziale, porca la miseriaccia boia. Passaggio di quella che è base fondi dei settori 5 e 7 è una testimonianza del crollo del vecchio settore 6 avvenuto ai tempi della costruzione di Midgar. Le macerie mai rimosse. Porca miseria, ma che è? Dove stiamo qua? Sono ormai il regno di belve delinquenti. Ok, tangenziale crollata. Infatti siamo proprio lì a tangenziale crollata. Ma tocca andare per di là. Eh no. Tocca andare qua, ma non ci può portare alla ricerca di Chocobo. Ma non ci può portare lì, cazzarola, vediamo un po'. Ma vabbè, mercato murato, vabbè, dai, andiamo qua al mercato murato, va, confermiamo. Cioè, siamo andati bei soldini a questo cocchiere, dei Chocobo, eh. E via un po', mercato murato. Celebre quartiere dei piaceri, insomma, sì. Oserei dire quasi a luci rosse. Non ha potere dove spadroneggia il famigerato Don Corneo. O Don Corneo, vabbè. Ok, siamo all'ingresso del mercato murato. Siamo allora vicini. Dove sta il Chocobo allora?
Eccolo qua. Vai, amico. Chocobo, caettekitazo. Sasuga champion. Champion. Aena. Saigo no ichi wa mo tanonde ii ka? Kanbotsu douro de Chocobo mikaketa to ka? Jōhō wa konna tokoro. No, dai, cazzo, è una tangenziale. Tanondazai. Ma porca la miseria, sì, loro due sono tornati, manca il terzo, sta nella tangenziale, si Chocobo maledetti. Sti galline. No, caspita, tocca andarlo, dove l'hanno visto, là, dove sta il suo Chocobo? La tangenziale. Ma però, boh. Bassi fondi settore 6, bassi fondi settore 5. Ne manca solo uno, sta nella tangenziale. Ma però mi dà qua. Amico, non è che mi stai truffando, no? Sono intelligenti, ok. Andiamo alla ricerca del Chocobo smarrito, ma nella tangenziale. Vediamo un po', raccolta di informazioni. Non dobbiamo andare tipo al palazzo di Corneo? Oh, là ci sta un bambino, buoni tutti. Qua c'è un bambino, buoni tutti. Bambino. Bambina. Betty. Che dolce. ありがとう。 Ok, la forza della musica è in carico, ma non possiamo già farlo? Vediamo un po' questo qui. No, come non va bene? Ma come tutti tristi? Fortuna abbiamo... Vediamo un po', qualcuno... Ne abbiamo collezionati abbastanza, cazzarola. Tango? Tango ti piace? Vabbè, però, dai. Tango non gli piace. Hip hop? Dai, l'hip hop, cazzarola. Ma non gli piace nessuno, dai. Del prelude. Questo? No, manco questo. E vabbè, però sei incontentabile, cazzarola, ragazzina. Cara Betty, Betty, pacchetti perfetti, cazzarola. Vediamo un po', cavolo. E... Dai, questa? Vabbè, ok, non posso provarli tutti quanti, però mica sono un DJ, Sì, vabbè, non ci siamo ancora, ok, sei incontentabile, cazzarola. Vediamo un po', Tifa Team? No, non va bene manco questo. No, sei incontentabile, ragazzina, cazzarola. Barrett, quello di Barrett, ti può piacere? No, non va bene manco questo, vabbè, ho capito, ma... certo. Vabbè, vediamo un po'. Questo abbiamo ascoltato. Farm Boy? Cosmo Canyon. Ma non lo so. Farm Boy, dai, questa.
No, vabbè, ho capito, ragazzi, ma basta, dai, su, adesso basta, dai. Vabbè, ciao. Vediamo un po'. Per questo, che aspia c'ha? Uomo sconsolato. Ma vediamo un po'. Pure te. Lasciatemi stare. Vabbè, ok, dobbiamo andare da... dal don? Vediamo un po' che ci riceve il don. Vediamo un po' che accade. Ok, eccoci qua al palazzo. Vediamo un po'. Vai, teniamo premuto. Mamma mia, che posto lugubre. Ah, ecco, ti faccio vedere un attimo le luci, va. Meno male, va, meglio. Ma non è che ci aspetta un'altra boss fight nell'arena, no? Tante volte. Vediamo un po', vediamo un po'. Dai, Cloud, apri pure questa. Infatti non c'è proprio nessuno. Ma è successo un casotto comunque. Vediamo un po'. Andiamo qua su, va. Mamma mia, che casino. Oh, buoni tutti. Vai tesoretto, apri qua. Un cocktail di fuoco. Vabbè, buono uguale. Che ce frega. Non buttiamo niente. Qualcos'altro di buono qua in questa topaglia, no, eh. Vediamo un po', questa l'abbiamo aperta. Rimane aperta? Rimane aperta, ok. Vediamo un po' questa qua. Questa sembra una scatola cinese, porca miseria. Oh. Eccola, oh, buoni tutti. Ecco, sì, c'è pure la pistola, amico. お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほど。それなら 俺も知っている。本当か？教えてくれ。こっちに来い。Seguiamolo, va. Coraggio, dai. 話だけは聞こう。Non è che ci porta in qualche trappola? Ma che è il baratro? Kono saki ni yō ga aru. Anta tachi ga tetsudatte kureru nara ue ni iku hōhō o oshiete mo ii. Kono saki tte gessuidō da yo ne. Nani shi ni iku no? Koruneo no kakureka ga aru. Soko made ikitai. Ah, un bunker. Ore tachi o hameru tsumori ja nei daro na. Sou omou nara sore de ii. Ore wa betsu no suketto o sagasu. お前たちも他の方法を探すんだな。分かった。手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。Grande Cloud. それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。 Allora, raccolta di informazioni, eventi speciali, ma dai, diciamo che siamo più o meno pronti, va. Procedi verso la rete fognaria? Ma sì, va. Procediamo. Già, Orioka. De, nan nanda kono ana?
侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻った奴はいない。えから。いなかったというべきか。えから。Un trappolone. Shiva è l'esper algido che, secondo la leggenda, creò una calotta polare per lenire col suo freddo le ferite del pianeta. Grandissimo, tipo ha creato un polo tutto suo. Con una minaccia glaciale attacca con il gelo i nemici circostanti facendone lo stremo. Con un tocco celestiale scaglia un enorme blocco di ghiaccio sul nemico facendone lo stremo. Con polvere diamante, un po' alla Sensei, nel Guerriero Zodiaco, scatena un eccezionale attacco magico di gelo. Shiva non è male, però al momento ho sbloccato solo lei. Anzi, che ce l'ho, meno male che ce l'ho. E vediamo un po', ok, bene. Si scende giù. Una rete fognaria, proprio nostro habitat, diciamo. Eccala. No, ci deve essere qualche caspita di mostro sicuramente. Rete fognaria. Lo ribadisce anche il videogame. あんたらが仕事をしたらな俺はまだ信用しちゃいねえぞ少しでも妙な真似しやったら蜂の巣には成りたくねえよなそれはモンスターに頼むえっかーら手強いやつが多くてな俺一人じゃさすがにきついでもあんたたちなら楽勝だろ。まあ、più o meno、speriamo。さっさと済ませよう。OK、bene。Ritorno alle fogne。infatti、vediamo un po' se c'è qualcosa di buono qua intorno。Non c'è una ma。No, no, invece è oltre il muro。OK、non c'è una mazza、dicevo, ma。Vai, coraggio. 7番街との境界にある大水路に向かう先に行ってくれ俺は少し離れてついていくけちゃ GPS bastardo che fai ritorno alle fogne vediamo un po' qua è bloccato sembrerebbe bloccato no però laggiù in fondo c'è un qualcosina di buono va vediamo un po' di prenderlo L'ho visto, vai così, apri qua. Ci sono anche gran pozione, un'ampolla di etere, vabbè. Considerando le bestiacce. Vediamo un po', mi sento andare con Barrett. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Non l'ha prente, non credo che si possa aprire con la chiave. Ma non si può andare... Ma... Solo con Cloud, fatemi capire. Ah, ok. Ah, puoi andare su di qua. Ok, bene, va, via un po'. Pensavo invece di distruggerlo il muro, va. E invece no, va bene, ok. Allora, di là c'è un passaggio. Bene, via un po' di qua. Se c'è un qualcuno, un qualcosa. Ok, va. Allora andiamo giù di sotto per di là. E vediamo un po' che accade, va. Ma qua l'abbiamo già utilizzato. Eccala. Eh sì, sono rati giganti. Un Sagin. Vai, coraggio, ragazzi. Fammelo fuori a sto bastardo.
E mortacci tua. Vai becca di questo qua. Che caspita. Vai così, vai così. Fatto fuori. Oh. E che caspita. Saliamo qua, va. Subito una bella belva, eh. Ma ce l'aveva detto, c'erano belve. Mamma mia, che postaccio. Ok, andiamo per di qua. Oh, e vai così, c'è un punto di salvataggio. Ok, bene così. Vediamo poi possiamo comprare qualcosa. Allora, oggetti. Pozione, gran pozione. Ma mega pozione, quanti soldi abbiamo? 6.000. Ma una mega pozione magari due, va. Due gran pozioni pure. No, etere ne abbiamo 35. Antidoti 41. Baci in pulsella. Facciamo altri due, va. Non sa mai. Caffeina ce l'abbiamo. Panacea 2. Facciamo uno, arriviamo a 3. Bene, ci mancano 3.700 soldi. Vediamo un po'. Armi e protezioni. Banda borchiata. Questa è buona, tranne per Erit. Cioè Eris. E vabbè, però 3.000 guild, poi ce ne mancano 177. Anche no. Pulsiera potente, orecchini, talismano. Hachimaki. L'Hachimaki giapponese, che rende immuni all'alterazione sonno in battaglia. Questo pure è buono, però come vedete, insomma, ci sono tre. Vanno tre statistiche in rosso, quindi anche no. Però la Chimaki è grandissimo. Come vedete, insomma, i giapponesi ci mettono sempre un qualcosina di giapponese, eh. Abbiamo un po' qualche materia. Tanto per energia ne abbiamo tre. Curativa 1, ma cosa 1.500. Benefica è 1.500, ne abbiamo 0, cavolo. La benefica, magari permette di usare magie che avvelenano. Infatti, questa sarebbe buona, però. Poi andiamo a scalare a 1.500 soldoni. Ma va bene così, va. E va bene, dai, allora possiamo pure salvare qui. Bene così. E allora, Giappolaverse, eccoci qui nel menu dei titoli di questo Final Fantasy VII Remake. E allora, anche quest'oggi, questo episodio numero 66 della serie, ovviamente, termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più like possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguitemi nei vari social, ripeto come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi invito anche a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati mesi tra i video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi e alle volte anche non, con uscita quotidiana dei video. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, dove tanto in tanto, appena possibile, scrivo news e recensioni vari su videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete seguire su WordPress all'indirizzo giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, dal vostro Giappogamer è tutto. Matane ai prossimi episodi.